di tradizioni, di saperi, dall'ebanista alla carta artigianale, la tipografia e tantissime altre cose, per creare qualche cosa che non sia solamente un prodotto editoriale, ma qualcosa di che entra ancora di più nella cultura, sia un momento di comunicazione culturale molto forte, anche di condivisione culturale con questa terra qua, umbra, a Gubbio. Lo vedete, eccolo qua, e questo è il primo condensato d'arte, diciamo, perché non solo perché c'è il testo dei fioretti, non solo perché ci sono le illustrazioni di Fabio Sironi, ma anche perché la stessa carta con cui sarà fatto questo lavoro, quest'opera, è arte. Perché, Alessandro Sartori? È arte perché carta di cotone fa tutto il nostro lavoro, passa attraverso le mani, mani di grandi artigiani, e che un giorno vedrete nella loro esplosione. A me spetta solo arrivare in fondo e poi mostrare a Gubbio cosa faremo, poi cosa stiamo facendo. Ne parleremo più avanti quando l'opera sarà completa. Grazie ad Alessandro, grazie a Fabio, grazie che a con voi. Tutti questi lupi credo che un po' di ispirazione sicuramente la troverà. Chiudiamo questo primo momento, lasciamo il palco a Lucrezia e a Giulia.